Squisito. E tu dici che Giamma stasera sarà tanto, tanto contento di questa cosa da perdonarti? Lo spero, perché ho regalato tutte le mie bambole a Zoe per convincerla. Oh, ho capito, ma non si fa. Le amicizie non si comprano, nipotina. Ma condivido le tue intenzioni. Certo, Zoe è molto carina, per questo piace a Giamma. Ma non la conosce come la conosco io. E quindi una volta scoperta, ciao Zoe. Oh, ecco, adesso capisco la tua strategia. Combinare l'appuntamento in modo che la conosca e che la scarti per sempre. Quanto sei intelligente, nonno. A quale scuola vai? A quella più cara. Ma tu non ci puoi andare perché è per ragazzi intelligenti. Perché ti muovi tanto? Sai, è quando sono felice, non sempre. Mi prende il ritmo, sì. Che ritmo? Il ritmo del ballo. Ma non puoi avere il ritmo, qui non c'è musica. Non è così importante. Mi scappa la pipì, ma non dire niente, eh? Sì, vai tranquilla. Nicolas, abbiamo bisogno che tu ci dica tutto quello che sai. Basta! Victor, cominciamo tutto dal principio. Dov'eri, Nicolas? Perché sei arrivato così tardi? Perché ero in biblioteca. Per un libro. E un libro di meccanica. Qualcosa sui pistoni. Ehi, perché fa così questa macchina? Perché io dico la verità! Dove ti trovavi, Nicolas? Questo non c'entra con quello che stiamo cercando. Ti prego, Selina. Ma è interessante. Non vedi che la macchina dice che è un bugiardo? Va bene. Ascolta, Nicolas. Abbiamo assolutamente bisogno che tu dica la verità. Per favore, qualsiasi sciocchezza nascondi può metterti in pericolo. Ho una domanda semplice, facile. Allora, da dove viene? Vengo... Questa è una domanda facile da fare, però... È difficile rispondere. Quando c'è qualcosa da nascondere non si sa che dire. Io non nascondo niente. È una cosa insignificante, insussa. Perché insomma è qualcosa di intimo. Vabbè, allora vediamo se ho capito. Aspetta, eri con una ragazza? Può essere. Sì o no? Un momento. Eri con la tua fidanzata? Può essere. Va bene, e va bene, vediamo. Lui è un gentiluomo e non gli piace parlare di certe cose. Eri con un'altra, immagino, con un'altra donna. Eri con Carmen? Eri con Jasmine Barranco? Esatto. Che cosa? Sì, dovete interrogare le Barranco. Entrano ed escono come se fosse casa loro. Interrogatele. Barranco? Le figlie del capitano Barranco? Sì, le figlie del capitano Barranco hanno portato un progetto turistico che sto valutando. Saranno entrate e uscite da qui un migliaio di volte. Riconosco che il ragionamento dell'autista non è sbagliato, effettivamente. Che stupidaggine dite? Sì, vi rendete conto? In realtà è una stupidaggine, certo. Il capitano Barranco è un vero patriota, una persona distinta dal nostro paese di Santa Giuliana. Condivido. È una grande sciocchezza, ve lo dico io. Come le può venire in mente? Va bene. Metterei la mano sul fuoco per qualsiasi persona che si chiami Barranco. Beh, rischierebbe di sentire odore di bruciato, cancelliere. Nicolas. La prego, figliolo. Non faccia allusioni ardite. Lei sta lanciando accuse senza uno straccio di prove. Non solo, ma non sa neanche rispondere a una domanda sulla puntualità. Che sta nascondendo? Quello che ho registrato, con tutti i momenti più belli. Specie alla fine, quando hai abbracciato tuo padre. E come lo interpreto, questo? Come un regalo di pace, forse? O di amicizia. Amicizia, se preferisci. Ah. Io non porto rancore. So perdonare se qualcuno sbaglia. Sofia, che fai? No, io niente, niente di speciale. Beh, mi sei venuta in mente e ho pensato di invitarti a uscire. Sì, adesso, adesso. Dai, perfetto, tra un quarto d'ora sono lì. Perché ce l'hai tanto con me? Perché non lo ammetti? Non lo faccio perché non è successo niente, è capitato così. Per caso? Sì, voleva consolarmi. E da che cosa? Dalla tristezza. Eri triste per me?
Ammettilo, provi qualcosa. Di che parli? Insomma, è un'ora che cerco di venirti incontro. Non posso credere che tu dica certe menzogne. Guardi, a tutto c'è una spiegazione. Una spiegazione che non ci hai ancora dato. Se non ti decidi a dirci dove e con chi eri, ricominciamo con l'interrogatorio. Ti conviene parlare? Nicolas, dove ti eri nascosto? E con chi ti eri nascosto? Con Nini. Come con Nini? Ma non era in custodia. Evidentemente è solo una bugia, ma smettila! No, non è una bugia! Aspettate, la macchina non suona, dice la verità. Ma non può essere, Nini era rinchiusa nella sua stanza. Sì, è vero, ma io ero con lei. Cioè, hai ingannato la sicurezza. Perché non l'hai detto subito? Perché hai mentito? Capo, davvero vorrei tanto aiutarla. Lo vedo, grazie. Adesso non eluda la domanda, per favore. Cancelliere, non perdiamo altro tempo. Il caso si risolve in una maniera semplicissima. Adelfa? Convochi Nini, per favore. Sì, signore. Signorina. Tra poco vi metteremo vicini, faccia a faccia. Così vedremo che cosa hanno da dire i nostri adorabili cuginetti.